Lago di Garda, ecco cosa fare in 3 giorni. Inizia il nostro viaggio. Andiamo! La nostra vacanza presso il lago più grande d'Italia comincia a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Particolarmente piacevole è la passeggiata lungo lago, con le sue aiuole fiorite e le particolari sculture di ogni tipo e forma. Dopo un giro in centro, giungiamo al caratteristico Porto Vecchio. Scattiamo qualche foto e scegliamo una tra le tante visite possibili in questo comune, la Villa Romana. Anche in questa Villa Romana era presente un'area termale, lo si riconosce facilmente da queste colonnine che su cui restava sospeso un altro pavimento, le colonnine di mattoni formavano un'intercapedine attraverso la quale passava il vapore dell'acqua calda e riscaldava appunto il pavimento delle terme. Questo sistema si chiamava appunto ipocausto. Dopo la visita a questa splendida Villa Romana, a Desenzano si chiude qui la nostra prima visita, quindi ci vediamo al prossimo paese del Lago di Garda. La località di Sirmione è posta lungo l'omonima penisola, presso cui spicca il Castello Scaligero, punto di accesso al centro storico. Per entrare al Castello Scaligero c'è una bella coda, calcolate che oggi è Sabato Santo, quindi il periodo con più flusso turistico. Quindi noi faremo semplicemente un giro per il paese, però vi lascio alcune informazioni sul Castello Scaligero per chi volesse visitarlo. Procedendo in direzione nord, costeggiamo il castello e ci immergiamo nel caratteristico borgo medievale, in direzione delle grotte di Catullo. Un sentiero sterrato ci conduce in discesa alla spiaggia situata sulla punta della penisola, con un affaccio meraviglioso sul lago. Momento spritz al bar all'ingresso delle terme di Catullo. Ci va, prima di pranzo lo spritzino. Brownies e mascarpone, fiche e mandorla, un bel gelatone. Una menzione speciale al gelato di Sirmione, spieghiamo. Allora, se venite a Sirmione sarete invasi dalla visione di questi gelati giganteschi e non potrete fare a meno di prenderli. Sappiate che il gelato più piccolo che mi hanno dato è questo, costano un po', ma sono delle porzioni gigantesche, potete fare un bel pranzo anche con un gelato. Nel pomeriggio le nostre visite proseguono nella vicina Peschiera del Garda, sconfinando in provincia di Verona. Passeggiando dal lungo lago al centro cittadino, ammiriamo il bel porto attraversato dal caratteristico Ponte dei Voltoni. Terzo giorno al Lago di Garda, oggi è Pasqua 2023 e adesso siamo già di pomeriggio. Stamattina abbiamo fatto un piccolo giro a Verona. Non metto Verona in questo video perché ho già fatto un video, lo potete vedere qui, ecco lì, link in descrizione. E ora cominciamo la nostra giornata, anzi il nostro pomeriggio a Lazise. Siamo giunti alla sponda orientale del lago. Lazise è famosa per ospitare il parco divertimenti di Gardaland, ma è anche un grazioso paese. Per questo motivo è il comune lacustre più visitato in Italia.
Fulcro turistico del paese è il caratteristico Porto Antico, presso cui sorgono numerosi locali. Bellissimo questo lungolago di Lazzise, Giovanna. Stupendo, veramente tanta gente, ma anche molto bello. Abbiamo rispettato una nostra tradizione e consuetudine comprare un paio di occhiali a mo' di gadget. Quando siamo in giro compriamo sempre occhiali. Ovviamente sempre occhiali specchiati, in stile Mountain Lover 87. Ultima mattinata di visite, oggi ci troviamo a Bardolino, il paese è ancora fantasma perché ci siamo alzati molto presto, la montagna insegna, e quindi ecco a voi l'ultimo borgo sul lago di Garda, Bardolino. Prima di terminare la nostra vacanza ci concediamo una passeggiata sull'esteso lungo lago di Bardolino, situato anch'esso sulla riviera orientale del lago di Garda. L'atmosfera è tranquilla, adatta veramente a qualsiasi tipo di visitatore. Bardolino si chiude questa 3 giorni sul lago di Garda, molto molto bella, ve la consigliamo assolutamente, a noi è piaciuta molto, quindi lago di Garda assolutamente promosso, giusto? Giusto. Un ringraziamento a tutti per aver guardato questo video, vi ricordo di mettere like, lasciate un commento e iscrivetevi al canale. Non dimenticatevi inoltre di attivare le notifiche per essere sempre aggiornati sui prossimi video in uscita. Alla prossima gita, ciao a tutti! Ciao!